E ritorniamo in diretta nuovamente qui dal May, nuovo May 2015 a Faenza, questo bellissimo scenario che è quello appunto di questa città, cittadina emiliana, che ogni anno ospita un evento che diciamo che richiama tantissimi visitatori, molti dei quali tra l'altro affini al mondo della musica, al mondo delle radio, della radio, delle web radio, meglio ancora. E al meeting delle etichette indipendenti oggi abbiamo Nicola. Che, insomma, carissimo, che ci dici? Io qui in mano ho un tuo pezzo. Scusa, mi hanno urtato, ma bene. C'è stata un'invasione di campo. No? Scusa, vai. È un EP, vai, io faccio parte della band Celeb Car Crash. E è un EP di tre pezzi che, diciamo, anticipa l'uscita di un album intero che arriverà il prossimo anno. La band, ripeto, si chiama Celeb Car Crash. E tra l'altro stasera presentiamo i brani a Palazzo Laderchi, che è qui vicino. Esatto. Alle 11, insomma, nel ring stage, che è una cosa particolare. Ah, sì. Palco quadrato. Sì. Ogni musicista ha un lato a disposizione. Quindi è molto pittoresco. Se volete venire a fare un giro, è molto carino. Questa non la sapevo. Bella idea questa, voglio vedere che lavoro uscirà fuori. Colgo l'occasione, perché non l'abbiamo fatto prima, lo facciamo adesso, sai, facciamo vedere i potenti mezzi di Saiuz, facciamo vedere, giralo anche, bravissimo, perché l'hai messo a fuoco, bravissimo Saiuz, vedi che potenti mezzi ci abbiamo, cioè roba che è pazzesca. È lo zoom umano. È lo zoom umano, sì. Così. Sai, se mi spiegava come si faceva con e senza lenti, no, scherzi a parte. Quindi mi parlai di questo ring crash dove tu ti esibirai? Sì, è il ring stage, appunto alle 11. Sì. E diciamo che sono una delle prime date, ne faremo una quindicina da qui a fine anno. Sì. Per promuovere questo EP. Esatto. Beh, la cornice è favolosa. Noi, esatto, abbiamo un faentino nella band. Sì. E quindi ci sentiamo lievemente di casa. Quindi sì, sarà una bella serata. Insomma. Quindi, se riuscite a fare un passaggio di là, molto, molto volentieri. A che ora? Lo ricordiamo? Alle 23. Perfetto, che così magari facciamo un salto. Ci dovremo un po' sdoppiare, quello in qualche modo faremo. E mi parlavi appunto della band, quindi non sei solo tu, in quanti noi siete? Siamo in quattro, Nicola, sì, voce chitarra, Carlo Alberto, altra chitarra, Michelangelo, il faentino incriminato, alla batteria, e Simone al basso. E siamo un quartetto di stampo rock americano, diciamo, sì, americano, ma con tante derivazioni. Esatto, voi cantate in inglese, giusto? È in inglese, tutto in inglese, e speriamo che questo ci possa aprire qualche porta, oltre che in Italia, perché sta andando bene, sì. E all'estero. E infatti hai detto una cosa giusta, da quando è nato la band? Quando progetto è Poker, in realtà noi non siamo dei giovanotti, siamo degli anzianotti. Nonostante questa chioma... Siamo degli anzianotti dentro, no, è un paio d'anni, sta andando bene, insomma, raccogliamo i frutti mano a mano che arrivano. Insomma, il consenso sta arrivando comunque. Sì, diciamo che proprio grazie anche al nostro management, la Sorry Mom, così, sì, il singolo Because I'm Sad è una rotazione su Virgin Radio, e quindi se vi capita di sentire qualcosa e dite ma chi sono questi? Shazam! Esatto, è probabile che siamo noi. Esattamente. No, quindi Saiuz, come vedi, quest'oggi, questa sera abbiamo anche con Nicola che cappeggia il Celeb Car Crash, giusto? Intanto mi impappino anch'io dopo, ho parlato troppo oggi. No, ma anche noi, quindi è normale. L'orario in cui si inizia un pochino, no, andare fuori, dobbiamo ricaricare le batterie. No, e ci fa molto piacere avere qualcuno che, insomma, ha la possibilità di poter sentire, no, ascoltare uno dei propri pezzi, esatto, su una radio, esatto, come Virgin Radio. Ma noi non sottovalutiamo, naturalmente, essendo partiti anche noi con la solita gavetta, diciamo, esatto, bisogna, è la cura con cui si fanno le cose, le web radio, tutto. Sì. Poi quando arrivano le cose grandi, ben volentieri, però... Esatto. E tu invece, come, diciamo, retaggio musicale, da dove vieni? Ah, fatto questo, io direi molto lontano, perché direi anni 90. Nonostante io come questa chioma bionda, tu hai una barbetta, in senso barba brizzola, infatti. Io anni 90, diciamo, il retaggio musicale, sì, e poi, insomma, tutta la buona musica, certo, tutta la buona musica è sempre una bella scuola. Esatto. Quindi, parlando invece di questo album, ma anche di quelli precedenti, guarda, c'è un'altra invasione di campo, ci piace. No, scusami. E parlando anche degli album precedenti, dove vi hanno portato, come date, come noi luoghi, località? Siamo riusciti a girare con l'album precedente, che era Ambush, e questo. Sì.
siamo riusciti a fare, vabbè, il nostro tour in Italia, ormai più di 50-60 date le abbiamo fatte. Insomma. Francia, Inghilterra, Svizzera, e sì, quindi siamo riusciti anche ad andare oltre i confini italiani. E per quello che arriverà, insomma, qualche sorpresa, insomma, sempre all'estero la faremo, qualche incursione, no, in realtà siamo proiettati proprio per l'estero. Abbiamo avuto la fortuna di condividere il palco, siamo i vincitori del Red Bull Tour Bus, abbiamo fatto le date insieme ai Lacuna Coil quest'anno, certo che... e quindi anche questo ci ha aperto qualche porta, sì, e speriamo, speriamo. Sì, ricordiamo che sai, lo stesso manager di prima, stesso che, giusto? E quindi Ale, diciamo che, ecco, esatto, che lo, l'abbiamo ribattezzato Mida, Mida prima, no? Sì, sì, quello sì, che tocca, no? Va bene, va, no, va bene, va bene. Dai, scherzo a parte. E una cosa che mi, che prima ti dicevo, appunto, prima di questa chiacchierata, è addio Starossa. Abbiamo tenuto un'impronta molto spagnola, insomma, l'EP si chiama Mucha Lucha, l'EP, sì, e la traccia di Starossa. In realtà è una finta provocazione spagnola, nel senso che sì, Talos in realtà è una micronazione americana, esatto, di 70 persone con un re, hanno anche un re. Ah, già quando non me la ricordavo. Hanno un re, un parlamento. Dovremmo farlo anche noi. Hanno tante cose. Voglio fare Sirius Land. Si stampano i soldi, insomma, è una cosa pittoresca, diciamo. Ok, io la so cosa. Non ha valore chiaramente, certo, legale, poi, ma è però così, diciamo che si muovono. Ma sai che, vedi, sai, la cosa bella di queste chiacchierate come oggi, ma come ci capita fare anche durante le dirette che facciamo all'interno, sì, della programmazione di Radio Sirius, anzi ti invito poi un lunedì sera a venire, certo, da noi, ti darò tutti i contatti. E proprio che, sai, chiacchierando anche con gli artisti io credo che abbiano anche a volte, non sempre, una visione un po' aperta anche delle cose. E allora si può parlare veramente di tutto. Sì. Adesso per dire Talos mi hai fatto, è una cosa che avevo sentito tempo fa, mi era completamente passato in mente, mi hai messo la curiosità che io dopo andrò su Wikipedia o su Google a cercare, perché sono quelle cose che mi piace, no? Essere, conoscere. E poi come a te magari sarei un po' più propenso nella conoscenza della musica, no? Quando musica, senti un altro artista. Noi poi siamo dei cinefili di un certo livello, quindi hai film, sì, musica, sì, film. Fantastico, fantastico. Da quel punto di vista lo sfondi una porta aperta. No, abbiamo fatto questa piccola deviazione, ma perché mi piace anche condividere, sì, queste cose. Ricapitolando qualche dato e qualche data. Stasera Palazzo Laderchi, Ring Stage Palazzo Laderchi alle 11, ma anche prima, perché ci sono tante band anche prima, esatto, molto, sì, valide, vero, sì, quindi... sì. E poi date future, vabbè, 23 ottobre a Parma all'Arci Colombofili. Che voi siete, dimmi, che città? Noi siamo, in realtà siamo, abbiamo unito varie parti dell'Emilia Romagna, cioè, esatto, Parma, Forlì e Faenza, ah, quindi no, siamo emiliano romagnoli, esatto, esatto. E il 24 invece a Molvena, sì, è una serata speciale perché c'è il DJ set di Marco Biondi di Virgin Radio. Oh, però, mica... siamo in quella serata in apertura del 24 ottobre. E poi vabbè, novembre, cioè, se andate comunque sul nostro Facebook Celeb Car Crash, esatto, esatto, c'è tutto il tour di elencato. Di nuovo la pagina Facebook, è così. Beh, Facebook Celeb Car Crash, esatto, il nostro nome, non siamo in tasca, siamo solo noi. Esatto, quindi non vi sbagliate. No, giusto, perché sai, quando sia adesso in diretta, sia mediante il podcast che verrà messo in settimana su radiosites.it, ci sarà appunto la possibilità anche di capire chi abbiamo intervistato e magari, insomma, anche per voi di squadrare un po' più di consenso. Sì, sì, ah no, quello è la vita per le band, sì, emergenti, quindi... Esatto. No, lì si trova tutto, dai video, il canale YouTube, insomma, andate a vedere perché ci sono tante cose. Chi è che segue la pagina? Ma tutti e quattro, diciamo, quando la vita ce lo consente. Ovvio, perché poi insomma... diciamo che io adesso sono a tempo pieno nella musica, però so bene com'è la situazione prima, quindi insomma, nei ritagli, adesso è più a tempo pieno. Certo. Allora, ringraziamo caro Sirius Nicola. No, grazie a voi Sirius. No, ci mancherebbe. Sirius è lui, ricordiamo, grazie, il vecchio, sono solo un umile servo della gleba. No, scherzo a parte. Celeb Car Crash ci ha presentato appunto, già è pronto con col telefono per fare la foto, ma lui non se n'è accorto. È un classico, no, scherzo.
E ti ringraziamo, scherzi a parte. Grazie a voi per questa chiacchierata. E ti invitiamo e vi invitiamo, perché poi certo, non è che ti dia del voi, ma perché c'è tutta la band, che gli altri sono impegnati, esatto, là nel montare. Esatto, adesso seguirò la vostra pagina per avere anche un contatto, magari se seguite anche la nostra, così per riuscire a tenere, scusami, la ripetizione, certo, in contatto, per organizzare una chiacchierata un po' più in tranquillità, non in questa bolgia, su radiosites.it. Certo. Detto questo, caro Lugo, quando vuoi facciamo solamente vedere, esatto, di là. Perfetto. Grazie, Nicola, grazie, no, grazie a voi, grazie. Ovviamente, alla prossima. E caro Saiuz, ci aggiorniamo alla prossima intervista. Ciao.